Sapete quanto io sia appassionato di vini rosati, li ritengo molto sottovalutati, soprattutto negli ultimi anni dove diversi produttori fanno vini mirabili e ritengo anche che in questa stagione siano molto ma molto indicati per coloro che amano la freschezza e la giusta temperatura di servizio, ma amano vedere anche un po' nel bicchiere quel colore rosato che è veramente fantastico. Per fare questo nel video di oggi, amici miei, vi parlo secondo me di uno dei rosati più belli che ci sono in Italia. Ma naturalmente ci sono tanti vini rosati di alta qualità, ve ne indico quindi qualcuno in fondo al video così che possiate andare a vedere qualche altro rosato. Ma questo Elatis, perché così l'ha chiamato Burlotto, vino rosato 2019, mi ha rapito il cuore e fa davvero tutta la differenza del mondo. L'azienda Burlotto è ormai un'azienda mitica, è famosa in tutto il mondo per i suoi grandi baroli, il Cannubi, il Monbigliero, la Clivi, anche il Barolo Base, che hanno raggiunto prezzi e punteggi internazionali altissimi, ma Fabio Alessandri, l'attuale gerente dell'azienda, è anche appassionato di grandi vini rosati e ha deciso in qualche modo di sfidare i francesi, la Côte de Provence, la zona più importante al mondo per la produzione di vini rosati, con questo vino interessantissimo, frutto di un uvaggio principalmente di Nebbiolo, con un po' di Barbera e un po' di Pelaverga, che vedrete dà un tono e anche una sensazione olfattiva tutta particolare, tanto da renderlo davvero unico. Macerazione quindi sulle bucce, fermentazione e affinamento unicamente in acciaio, ma andiamo a vedere nel bicchiere come si esprime questo rosato. Devo dire che il colore è il colore dei Côte de Provence, di quel colore corallo, scarico, con una lucentezza meravigliosa dei vini della Côte de Provence, ma qua siamo a Verduno, siamo nel cuore delle Langhe. È il naso che ci colpisce profondamente, perché ha una nota davvero interessante di pesca bianca, una nota di ribes, una leggera nota di rosmarino bellissima, arancia sanguinella, ma poi quello che distingue decisamente questo rosato è questa nota di pepe che viene tutta da quella quantità di pelaverga che c'è all'interno di questa bottiglia. Un profilo olfattivo divertentissimo. In bocca è un vino leggero che scorre facile, la gradazione fra l'altro è di 13 gradi e mezzo che non si sentono, quindi c'è alcol, ma il vino è freschissimo e ha una nota acida e sapida molto importante. Un leggero tannino, levigato però, si sente, è leggermente croccante, rende la beva divertente, un po' ruspante e poi con un bel finale lungo che rende questo vino uno dei migliori rosati in assoluto in Italia. Bella questa parte speziata che viene proprio fuori anche nel momento in cui lo mettete in bocca, fra bocca e naso, quasi come fosse un vino del Rodano rosato. Ho bevuto qualche vino del sud della Francia che avevano questa nota. Molto ma molto bello, con una freschezza e una lunghezza di beva che non ti aspetti da un rosato. Amici miei, Fabio Alessandra e la sua azienda Burlotto ha fatto davvero un rosato meraviglioso, si chiama Elatis, l'annata degustata è la 2019, io ve lo consiglio fortemente, come vi consiglio tanti altri rosati in Italia, ma questo ha rapito davvero un po' il mio cuore e soprattutto ha rapito il mio palato. Abbinamenti, beh, crostacei di tutta la vita, pesce, ma anche, credetemi, da aperitivo è un vino perfetto. Un bel like al video e mi raccomando, ricordatevi sempre di registrarvi al nostro canale YouTube e di attivare le notifiche. Alla prossima!